Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Stefano Parenti Personal Trainer Online a Praga. Oggi andiamo a parlare di un argomento veramente molto importante, perché parleremo comunque di un aminoacido che si chiama, conosciuto come glicina. Andiamo a vedere tutti gli aspetti molto sottovalutati nel quale questo particolare aminoacido può contribuire a migliorare appunto anche la qualità del sonno. Andremo a vedere un po' tutto quello che concerne questo aminoacido, le sue peculiari capacità. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento e ovviamente fatemi sapere nella sessione commenti se ci sono comunque degli argomenti che vorreste vedere su questo canale. Vi ricordo innanzitutto che abbiamo sempre il nostro gruppo Patreon, dove andiamo a parlare comunque di argomenti per quanto concerne l'integrazione Enhanced dalla A alla Z, link in descrizione. Gruppo Telegram dove comunque andiamo a discutere, facciamo due chiacchiere, ridiamo, scherziamo per quanto riguarda il bodybuilding in linea generale. Abbiamo il coaching online parentis544@gmail.com per contattarmi attraverso email, e contattatemi solo per info riguardo al coaching online, non per avere comunque delle risposte su determinati argomenti personali. E Instagram, dove ogni settimana faccio un Q&A, domanda e risposta, dove potrete comunque approfittare per fare alcune domande e io vi risponderò sempre in linea generale. E andiamo a vedere che comunque la glicina è un aminoacido non essenziale che ricopre diversissimi e cruciali ruoli all'interno del nostro corpo. Ebbene, il nostro organismo può sintetizzarla. È anche vero che l'integrazione di glicina è assolutamente necessaria, almeno per quanto concerne il mio punto di vista personale, perché abbiamo un po' di stragolo, un po' di difficoltà a trovare dai 3 ai 5 grammi di glicina all'interno della nostra dieta, ossia potremmo comunque anche cavarcela in maniera del tutto comunque ricavandola solo esclusivamente dalle fonti alimentari, dal cibo, ma sarebbe un'impresa bella ardua. Ed ecco perché appunto la supplementazione in questo caso ci ricopre un ruolo fondamentale. Che cosa migliora la glicina? Innanzitutto comunque migliora la produzione e la sintesi di collagene. La glicina contribuisce alla sintesi di collagene, alla sua stabilità, ed ecco perché è un aminoacido essenziale per tutti gli atleti che praticano comunque sport quale bodybuilding, powerlifting o sollevamento pesi in linea generale. La glicina è poi coinvolta nella regolazione dei recettori NMDA, che sono cruciali per la memoria e per l'apprendimento. La glicina migliora la qualità del sonno. La glicina infatti agisce come neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale, aiutando a ridurre l'eccitabilità neuronale dello stesso. Quindi ci può favorire un sonno più profondo e più ristoratore, perché comunque ci dà quello status di calma. La glicina può anche migliorare la sensibilità all'insulina, aiutando a regolare i livelli di glucosio nel sangue. Cosa comporta comunque una regolazione di glucosio nel sangue? Appunto, per quanto riguarda gli atleti, questo comporta comunque ad un'energia più stabile durante appunto l'attività fisica, ed ecco perché ricopre un ruolo molto importante anche la gestione della sensibilità insulinica durante la fase del nostro allenamento per un atleta, perché ci aiuta appunto a gestire l'energia ed è un ruolo fondamentale. Un'altra cosa molto importante per quanto riguarda la glicina è che aiuta comunque nella produzione glutationa. Già in un reel che ho fatto precedentemente su Instagram ho spiegato come il glutationa viene sintetizzato. La glicina è un aminoacido non essenziale che partecipa alla produzione del glutationa, che è il più potente antiossidante che il nostro corpo dispone. E andiamo a vedere appunto qual è il momento per assumere la glicina, su quali sono i fronti su quali si concentra la somministrazione di questo determinato aminoacido. Il dosaggio può essere considerato dai 3 ai 5 grammi prima di dormire, se uno ha intenzione comunque di migliorare il proprio sonno, avere un sonno più ristoratore. 3-5 grammi di glicina prima di coricarsi sembrerebbe comunque essere lo spot ideale per agevolare comunque l'addormentamento e il sonno ristoratore. Post workout, se la nostra intenzione è quella comunque di andare a ottimizzare la fase di recupero, io personalmente lo utilizzo
pre-workout. E voi mi direte, ma come fai le cose un po' contrarie? Lo utilizzo pre-workout perché vado comunque ad integrare la glicina nel mio collagen peptides, perché la mia preoccupazione più grande è quella di mantenere le articolazioni sane. Non ho problemi nell'addormentarmi, non ho problemi ad avere un sonno ristoratore, non ho un problema comunque nel recupero dopo l'attività in palestra, perché appunto sono in TRT e la TRT fondamentalmente mi aiuta in maniera molto massiccia nel recupero. Quello che a me preme, quello che a me dà più preoccupazione è proprio rafforzare e ottimizzare la mia sintesi e produzione di collagene, ed ecco perché lo vado ad utilizzare con il mio collagen peptides, per rafforzare tale produzione e sintesi di collagene. Collagene peptides non è qualcosa di oddio che cazzo sarà, è collagene idrolizzato, come ben sappiamo. Lo si compra in un integratore alimentare che sia, può essere comunque sintetizzato da, ricavato da animali sia da vegetali, ok? Quindi non è nulla di particolarmente scioccante, un integratore alimentare over the counter. Con questo, ragazzi, è tutto, sempre breve video, ma che vuole chiarire e spiegare come questi integratori in meno di 10 minuti riescono a funzionare, perché potrebbero comunque migliorare, avere un forte impatto sulle vostre vite. Con questo è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!